Buongiorno a tutti i lettori di Valsassina News. È arrivato l'orso in valle, ormai è una presenza certa, quindi consegniamo la cazzuola verde all'amministrazione provinciale per costruire un ottimo rapporto con questo animale. E ci troviamo qui con l'assessore provinciale all'ambiente, al settore faunistico, Carlo Signorelli. Insomma, le consegniamo questa cazzuola verde per costruire un buon rapporto con l'orso. Non vogliamo che se ne vada dalla valle, no? Sì, anche se io l'accetto volentieri. L'accetto volentieri, noi facciamo quello che prevedono i protocolli sottoscritti dalla nostra e dalle altre province. In questa valle l'orso ha vissuto per moltissimi anni, l'ultimo avvistamento certo risale ormai possiamo dire a 2 secoli fa. Circa l'ultimo certo è di questi giorni, sì, prima di questo era precedente. Nell'ottica del progetto dell'immissione qualche anno fa in Trentino c'era proprio quello che l'orso tornasse non solo in Trentino ma su tutto l'arco alpino e prealpino, essendo un animale autonomo, e quindi da questo punto di vista noi garantiremo di seguire gli intenti. E naturalmente l'orso è un animale selvatico, è un animale che vive solo, che fa molti chilometri, e quindi non è pensabile poterne influenzare i comportamenti, le abitudini. Stiamo a vedere, stiamo osservando, siamo in contatto con le altre province. Dopo l'ultimo avvistamento di Mandello nemmeno le province limitrofe hanno avuto segnalazioni, per cui continuiamo a monitorare. Perfetto, quindi ci saranno anche delle iniziative, o comunque ci saranno dei progetti apposta per mantenere qui l'orso? Sono già in... Ma noi, io credo che il senso anche un po' del dibattito di questa sera con la Regione sia proprio quello di capire quali sono i vari aspetti e le varie linee del progetto che prevedono il monitoraggio, che prevedono la sorveglianza, che prevedono però anche l'informativa, perché avere comunque un animale di questo tipo pone delle problematiche. Vero. Ma facciamo così, ci troviamo magari fra un anno e vediamo se l'orso c'è ancora. Ecco, anche prima. Attenzione, sì, possiamo darci l'appuntamento prima del letargo, perché comunque... Okay. Quando più o meno va il letargo? Verso novembre, quindi vediamo se entro novembre, ma sicuramente verrà avvistato. Perché l'orso ogni tanto mangia e quindi anche se non viene avvistato ci può essere qualche segnalazione o da noi o nelle province limitrofe, quindi sicuramente per cui, qualche segnalazione l'abbiamo. Oltretutto la Regione sta seguendo con grande attenzione da anni peraltro questa problematica. Perfetto, quindi cazzuola da una parte, facciamola vedere bene, ecco, stretta di mano dall'altra, ci vediamo qui dentro novembre. Grazie mille all'assessore provinciale.